Ciao a tutti, buongiornerrimo, io sono Rocío. In questo video farò un video di come organizzarti col bullet journal. Io ho cominciato con questo del bullet journal l'anno scorso, il 2017, e è utilissimo e mi è piaciuto un sacco, non solamente farlo per moda, sino che davvero ti aiuta a organizzarti meglio. Se te vuoi sapere cosa è il bullet journal, dipende da ognuno, perché ci sono persone che fanno dei capolavori, che disegnano e fanno cose bellissime, o ci sono persone come me che non sono brave a disegnare. E io ho un bullet journal minimal, semplice, che alla fine mi serve per organizzarmi, che io credo che è la cosa più importante, è restare sempre organizzati. E va bene, se te vuoi sapere cosa è il bullet journal, qua sotto ti lascio il link del creatore del bullet journal, così puoi capire meglio questo. E se te va, anche te puoi cominciare a fare il tuo bullet journal. Cominciamo! Come lo dice il creatore del bullet journal, solamente hai bisogno di un quaderno e di una penna per cominciare. Questo quaderno io l'ho preso l'anno scorso da Tiger e ho pagato pochissimo, 3 o 4 euro se non ricordo, quindi te non è che devi spendere un sacco per avere un bullet journal, perché una cosa davvero fai da te e basta un quaderno. E ci sei. Qua potete vedere com'era il mio bullet journal prima, semplice, minimal, e qua vedete le pagine senza righe, senza quadretti. Questo anno ho comprato questo quaderno di questa marca su Amazon che ha i puntini dentro e viene con questo elastico di fianco, molto utile per chiuderlo. Qua nella prima pagina c'è per mettere i dati personali, qua per fare un indice, come lo dice il creatore del bullet journal. Qua sotto vi lascerò un link, così potete leggere da prima fonte cosa dice il creatore del bullet journal. E qua vi mostro come sono le pagine dentro, che ci sono i puntini che aiutano a fare tutto meglio, più veloce. Qua con un compasso sto facendo un cerchio per fare la copertina annuale del bullet journal. Io utilizzo queste cose che vedete nel mio studio e con una matita scrivo prima, perché così se sbaglio non rovino la pagina, perché io non sono brava disegnando, quindi faccio così per non rovinare una pagina. Da lì vado a scrivere una frase. Come vedete il mio bullet journal io lo faccio in inglese perché ho studiato l'inglese quando ero adolescente e di questo modo scrivendo io faccio pratica e così non lo dimentico, se anche con il passare del tempo credo che la mia pronuncia l'ho rovinata. Da lì vado a fare il key, che sarebbe il codice per capire e organizzare il bullet journal. Un puntino significa che è un'attività che hai da fare. La X vuol dire un'attività che già hai fatto. Il simbolo di minore vuol dire un'attività che devi programmarla. Il simbolo di maggiore, un'attività che migrerà perché non l'hai fatta. Il meno, una nota. Il cerchio, un evento. Dopo vado a fare i goals, che sarebbe le mete annuali, quali ho fatte per categoria: prima salute, dopo casa, le cose che voglio fare qua in casa. Anche ho messo la categoria viaggi. E io vi dico che anche se voi state imparando una lingua, scriverla aiuta a fare pratica e non dimenticare. Qua faccio la copertina del mese di gennaio. E perché non lo faccio in italiano? Perché credo che faccio pratica ogni giorno che sono qua, perché vivo qua, se anche ancora non parlo perfetto l'italiano, vorrei migliorare e ci metto tanto, credetemi. Ok, ma comunque sbaglio. Qua faccio la visuale di tutto il mese, di questa forma abbiamo una visuale e ci organizziamo meglio. Mettiamo tutti i giorni del mese così, come gennaio dall'1 al 31, e mettiamo di fianco i giorni della settimana. Da lì divido questa pagina
così e metterò le date importanti e le mete che ho per questo mese. È il mio compleanno. Da lì vi mostro con che cosa voi potete decorare il bullet journal. Il mio ancora è così tutto bianco e nero, semplice. Voi potete usare washi tape, stickers, pennarelli, evidenziatori. Già dipende dal vostro stile. Qua pensavo di stare registrando, ma invece no. E questo è come mi organizzo con i miei canali di YouTube. E qua sto facendo una lista dove io scrivo tutto, tutto, tutto quello che spendo nel mese. Così so tutte le spese che ho fatto e dove sono andati i soldi, ma una volta che i soldi vanno via non tornano più, quindi vabbè, comunque li scrivo per sapere dove è andato. Metto la data, la descrizione di quello che ho comprato. Qua in queste colonne metto il prezzo, se ho pagato in contanti, con la carta, e se è stata una necessità o un desiderio. Necessità o desiderio. Qua vado a mettere tipo diario, metto ogni giorno del mese di questa forma. Io quando studiavo all'università avevo più tempo e anche quando ero alla scuola avevo diario e scrivevo tutto, tutto, ogni dettaglio di tutto quello che mi succedeva. Ma ora, una volta che si cresce, che si è adulto, non si ha tanto tempo per scriverlo tutto. Quindi faccio così, tipo 3 righe per ogni giorno per scrivere le cose da fare. E così siamo arrivati alla fine di questo video tutorial. Non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace e se volete più di questo genere di video lasciatemi sapere qua sotto nei commenti. Soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi, così rimanete sempre aggiornati con tutti i video che caricherò. Ci vediamo in un prossimo video tutorial. Ciao!